Buonasera. È stato condannato a 8 anni di reclusione il sassolese Daniele Albicini. L'uomo, 60enne tecnico dell'Aust cittadina, nel novembre dello scorso anno infatti aggredito con la soda caustica il primario di cardiologia dell'ospedale di Baggiovara, Stefano Tondi. L'attacco, probabilmente mosso da motivi passionali, è avvenuto davanti alla casa del medico che ha riportato gravi danni alla vista. La pena, ridotta dal rito abbreviato, è inferiore di 8 mesi alla richiesta fatta dalla procura. Brutta sorpresa per i lavoratori della ditta Vapor Europe di via Regina Pacis. La Webtech Fevlé, multinazionale proprietaria dell'azienda, ha infatti annunciato il trasferimento di alcune produzioni all'estero e il licenziamento di 30 dei 50 dipendenti. Immediata la risposta dei lavoratori di sindacati CGIL e CISL, che hanno proclamato lo sciopero ed il presidio continuato davanti allo stabilimento, al momento chiuso a causa dell'agitazione. A sostenere i lavoratori, diversi esponenti della politica locale e il sindaco Claudio Pistoni, che oggi ha incontrato una delegazione mettendosi a disposizione per l'apertura di un tavolo tecnico in regione. Importante stanziamento di fondi per la messa in sicurezza degli alberi cittadini. SGP ha infatti affidato un appalto da oltre 20.000 euro per la potatura di 132 tigli in zona Rometta Alta. Con i risparmi di spesa ottenuti dalla gara d'appalto verranno inoltre messi in sicurezza anche gli alberi di via Frescobaldi. Possibili disagi alla circolazione sabato per la chiusura del sottopasso di Braida, necessaria per i lavori di manutenzione e miglioramento dell'illuminazione. Il tratto sarà chiuso a partire dalle 8.30. Passiamo allo sport. Dopo la vittoria nella prima gara di campionato di B1, la Canovi Coperture Sassuolo è stata presentata questa mattina in comune. La rappresentanza della squadra e dello staff tecnico è stata ricevuta dal sindaco Claudio Pistoni e dall'assessore allo sport Giulia Pigoni. Ecco le interviste. Allora mister, è un campionato che inizierà in casa domenica, però è già iniziato sabato ed è iniziato nel migliore dei modi, si può dire. Sì, è iniziato nel migliore dei modi, anche se poteva andare leggermente meglio, però diciamo che visto il periodo, visto l'inizio del campionato, che è un campionato a noi ancora un po' sconosciuto come categoria, siamo contenti. Siamo contenti della voglia che abbiamo messo in campo e della tenacia che, con la quale abbiamo voluto ottenere a tutti i costi il risultato positivo. Un campionato quindi sicuramente di livello altissimo, e con tanta aspettativa attorno alla squadra. Sì, il campionato dalle prime informazioni che abbiamo è sicuramente di alto livello e sappiamo che noi siamo una squadra che può essere una squadra di alto se non altissimo livello, quindi le aspettative ci sono, le potenzialità ci sono, è chiaro che tutto è da mettere sul campo e da costruire giorno dopo giorno in palestra, però diciamo che le premesse e le aspettative sono alte. Quanto può essere invece importante il pubblico, soprattutto in casa? Il pubblico può essere importante, come lo è, penso, in quasi tutti gli sport, perché ci fa dare quel qualcosa in più, ci fa sentire partecipi di una comunità che di pallavolo ne capisce, di pallavolo ha vissuto per tanti anni, e questo, anche se non sembra così diretto, però le ragazze lo percepiscono quando sono in campo. Quindi l'appuntamento domenica alla Consolata. Certo, domenica alla Consolata per la prima partita in casa, non vediamo l'ora di esordire in casa nostra dopo che ci siamo allenati per tanti giorni in quella palestra, e speriamo che sia un ulteriore buon avvio per una stagione piena di soddisfazioni. Finalmente si può dire che si parte anche in casa dopo l'esordio che, come abbiamo detto col mister, è andata bene, anche se poteva andare meglio, però soddisfatti. Sì, finalmente si parte qui a Sassuolo, siamo emozionati per questo esordio casalingo e, come hai detto te, sì, è andata bene, sabato scorso abbiamo fatto una buona partita, era la prima partita, le ragazze hanno capito adesso che cosa significa il campionato di B1 e quindi spero che l'esperienza fatta sabato scorso non si ripeti domenica, ma che ci sia un risultato un po' più netto, però ho visto le ragazze molto pronte, desiderose di esordire in casa, contenti di essere qui a Sassuolo e siamo molto contenti che ci ha ospitato il sindaco per un saluto prima dell'esordio, quindi speriamo di far bene. Come si è visto anche durante la presentazione della squadra, le aspettative e la pressione sono tante,
però diciamo che è difficile nascondersi dopo una campagna acquisti come quella fatta in estate. Sì, le aspettative sono tante, poi il campionato di Serie B è un campionato molto difficile, e lo Sport puoi essere il favorito, non puoi essere il favorito, però alla fine chi ha più qualità e chi ha più costanza riesce a ottenere dei risultati. La pressione c'è, la voglia di far bene soprattutto è quello che ci mette pressione, e io penso che la squadra sia attrezzata per fare un ottimo campionato di livello, poi se arriverà in futuro la promozione saremo contenti e saremo sicuramente preparati, se non dovesse arrivare lavoreremo per migliorare quello che non sarà andato quest'anno per cercare di raggiungere la Serie A negli altri passati e futuri. Quindi è un progetto che non solo guarda al presente ma forse soprattutto al futuro. Sì, questo è un progetto nato quest'anno e che ha è un progetto lungo, a lungo termine, a lunga scadenza. Dobbiamo rifondare il giovanile, dobbiamo partire dal giovanile. La nostra Serie B serve di aiuto per le ragazze giovani a avvicinarsi nella pallavolo. Vedere le ragazze di alto livello, un campionato di alto livello ti fa innamorare della pallavolo, però il lavoro che noi stiamo svolgendo, che ci stiamo concentrando molto, è quello sulla pallavolo giovanile. Stiamo lavorando molto con i nostri gruppi mini volley, con le nostre under 10, under 11, under 12, che deve essere lo zoccolo duro per il futuro. Noi dobbiamo creare un movimento pallavolistico importante, un movimento pallavolistico serio che possa garantire a queste ragazze una pallavolo di alto livello tecnica, non di alto livello come categoria, ma tecnica, cioè con degli insegnanti bravi, con degli istruttori capaci, che devono essere degli educatori che stanno svolgendo, abbiamo fatto una selezione quest'anno e stanno svolgendo un ottimo lavoro fino a questo momento. Quindi dobbiamo coinvolgere più ragazzine possibili per avvicinarle alla pallavolo, per avere in futuro, mi auguro, uno zoccolo duro con giocatrici provenienti dal nostro settore giovanile. Anche per questa edizione di Sassuologi TG è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci a domani. We'll be right back.